Nel precedente collegamento avevamo detto che il possesso palla era leggermente superiore per il Granada, ora i romanisti sono usciti fuori, hanno il possesso del pallone. Vediamo che molto spesso il Torino ha tentato tiri sulla sinistra, ha tentato tiri da lontano senza nessun effetto particolare. C'è stato poi al 28esimo un capovolgimento di fronte della Roma con Cristante, però il suo tiro viene ribattuto in calcio d'angolo. 33esimo Gravillon del Torino ha tentato un tiro, la palla è finita vicino al palo. Ci sono 8 minuti di recupero prima di dare il fischio finale, chiaramente siamo andati in sintesi molto stretta, e l'unica cosa da segnalare al 42esimo è il pressing alto della Roma, molto brava oggi la squadra giallorossa per fare questo pressing. Dybala ha tentato il numero, però la difesa granata era pronta e l'ha fermato. L'arbitro al 45esimo più 1 fischia la fine del primo tempo, per il momento è Torino 0, Roma 1, ha segnato Dybala sul calcio di rigore, ci risentiamo al prossimo intervento, grazie.